Here Yes, boss, it's clear in Evian. È così, non so perché, è un incubo. Ogni volta che c'ho la bottiglietta arriva sempre qualcuno che dice: ecco perché hai visto, hai messo la bottiglietta di non so che cosa. Comunque, ti dicevo, i due libri che secondo me in questo momento fanno il riferimento in questo mondo startuparo sono, da un lato, questo Blitzscaling di Ray Doffman. Scusa, spengo qua perché sennò ci ammazza. E poi c'è questo Jason Fried che a me piace tantissimo, ma l'hai visto di sicuro. Insomma. No, ma io so benissimo chi sono. Quello di Basecamp, 37 Signals. Sì, 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 sì. E loro sono molto, come dire, relax, cioè non rompeteci i coglioni, noi facciamo i nostri milioni di fatturato e finisce lì. Cioè, non... Però giustamente, cioè, sono due estremi opposti, poi serve una terza via, non so qual è la terza via. No, no, non è un tema di terza via, di per sé. È che nessuna di queste due cose è uno schema che puoi prendere come assoluto e dire ok, one size fits all. Certo. Tutto il mondo deve rientrare o nello schema A o nello schema B. Come al solito il mondo è molto più complicato. Non è mai Brexit or leave, or remain, non è mai bianco o nero, non è mai sinistra o destra. Per cui blitzscaling è un approccio molto interessante. Secondo me sarà interessante giudicare tra un po', manca la prospettiva storica. Giusto. Se una cosa del genere giustifica l'investimento, dà un ritorno sull'investimento. Yeah. Perché puoi bruciare enormi quantità di soldi, ottenere dei risultati importanti o scoprire che poi in realtà no, non ne valeva la pena. Però come al solito ci vuole un ciclo perché uno possa guardare con un'adeguata prospettiva. Il tema vero è che blitzscaling è un modo di fare azienda, super spericolato, super capital intensive, tutto quello che vogliamo, ma che funziona se stai costruendo qualcosa in un industry dove esiste la logica del category leader, del category king. Spiegami questo. Cioè, ci sono industry dove il primo fa la categoria, okay. Il primo fa il mercato, e in network effect, scale, economies of scale, cioè ci sono alcune dinamiche che fanno sì che il primo che arriva, che occupa il mercato, è la cosa. Okay. Il secondo campa, di lì in avanti muoiono. Diciamo, quello è l'ossigeno del sistema, è stato preso, tutti gli altri o sopravvivono tendenzialmente muoiono. Per cui il Netflix di turno, una volta che piglia, cresce a dismisura, a quel punto poi è un casino. Sì, perché si autoalimenta con la sua dimensione, perché diventa grande, diventando grande può permettersi di fare le produzioni e quindi ovviamente ha materiale che attira i clienti. E più c'è gli attori che vogliono entrare in Netflix o i produttori. Esatto, perché... ha creato una cosa di questo genere, un classico è l'effetto network che crea questo, di eBay alla fine ne serve uno, nel senso che ovviamente un mercato più grande è, più liquido è, meglio è rispetto a spezzare la liquidità in tanti mercati disconnessi, quindi alla fine tendenzialmente cresce per occupare tutto lo spazio. Cioè, ci sono esempi di questo genere. Uber è una cosa del genere? È chiaramente un'azienda blitzscaled, tutto da giudicare. Perdono cifre incredibili. Il fatto che perdano cifre può essere rilevante. Diciamo, quella è un'altra considerazione. A un certo punto può essere che perdere tanti soldi nella costruzione di qualcosa che poi è incredibilmente profittevole o di valore sia una corretta. È un po' come dire una startup i primi due anni di vita. Magari perde soldi. Scusami, rettifico, dicevo perdo un sacco di soldi perché mi ricollegavo proprio a Jason Fried che diceva: per me il modello di business di Uber proprio non funziona, non è che costruisco, faccio come Amazon che investo gli utili e poi dopo guadagno. La sua teoria era proprio che quella roba lì faranno un sacco di soldi con la quotazione e poi floppa, diciamo, come modello. C'è un grossissimo rischio che però sia una sorta di Ponzi scheme e c'è qualcuno che in fondo rimarrà col cerino in mano e tanta gente che in momenti successivi, fin tanto che rimane viva l'eccitazione diciamo finanziaria, possa fare tanti soldi, ma non solo, possa chiaramente aver raggiunto un successo. Il tema è che queste cose sono considerate storie di successo fino a quando non si dimostrerà che lo sono o non lo sono. Quindi quello è un modo.
ma hai bisogno di un e va dimostrato sia che quello che tu stai facendo è una categoria dove costruire il leader ti dà il predominio nel mercato, e seconda cosa che poi un giorno qualcuno faccia i conti e i soldi spesi siano ritornati indietro. E tu dici invece non funziona dove non c'è un leader, però in quali categorie non c'è? Beh, ci sono segmenti di industria dove non è detto che esista uno, non esisterà il Facebook di quella categoria, l'Amazon che tende a mangiare tutto di una categoria, perché ci sono tante categorie che sono frammentate, dove non esiste un effetto. Lo dico, io mi sto chiedendo proprio in questo momento tante volte, è questa cosa del blitzscaling relevant o no? Non è molto nella mia natura. Ci vuole un livello di, non so se puoi chiamarlo, follia, no, di rischio, di, insomma, o di coraggio, o di incoscienza, o sai, se pensi che sia una cosa negativa la chiami incoscienza, magari invece è semplicemente coraggio. Io, di fare una cosa così non è nel mio DNA, nemmeno nel mio, ognuno di noi è fatto in un certo modo, ha pregi e difetti, e quindi deve puntare sui suoi pregi e quindi fa altro. Non è nelle mie corde, ma anche nel mondo dove sono io, che sono i servizi finanziari, esistono esempi di cose simili, cioè aziende che sono partite così, dove il partito così delle revenue è equivalente al partito così dei costi, dove la domanda è ti stai comperando, e questo sì, è di per sé fino legittimo, ti stai totalmente comperando il tuo fatturato, ma una volta che lo hai fatto per un po' di tempo avrai raggiunto una situazione dove a un certo punto cambi e questa cosa la puoi tradurre invece in profittabilità. Quando dici stai comprando il tuo fatturato, come uno compra fatturato? Un'azienda, diciamo, prima di questo mondo di iperfinanza, un'azienda, come dire, aveva un obiettivo di creare un qualche cosa che fosse sostenibile, che quindi generasse un utile, quindi sì, costruiva qualcosina, generava un utile, con quell'utile cresceva, non generava una cosa che facesse solo perdite, perché se il mio prodotto perde, certo, allora se sono 1000 volte più grande perdo 1000 volte più soldi. Ah, o quello che succede è che oggi perdo, ma diventando 1000 volte più grande il mio prodotto non li perde più. Classico esempio dell'economia di scala: se costruissi un iPhone a mano probabilmente costerebbe l'ira di Dio, però se ne costruisco 100 milioni ovviamente ho delle economie di scala. Quindi o succede questo, che dopo il mio prodotto comincia a guadagnare perché le economie di scala entrano in gioco, oppure il mio prodotto continua a perdere, io perdo uno sfracello di soldi, ma poi ammazzo tutti. E avendo ammazzato tutti posso fare diverse cose. Una, a quel punto alzo i prezzi. Certo, decido io e detto le regole. Si potrebbe discutere se il mercato vince o no in una situazione di questo genere, perché per un po', teoria dell'antitrust a beneficio del consumatore, i prezzi erano bassi, poi però questo ha ammazzato tutta la competizione e a quel punto fa quello che vuole. Oppure mi invento altri modi di guadagnare che non erano il mio, che sono possibili perché sono diventato l'unico. Però quando dici uno si compra il fatturato nel frattempo perché butta dentro talmente tanti soldi, acquisisce utenti di fatto con una campagna super aggressiva. Ci sono tanti prodotti che sussidiano il conto economico. Significa il mio prodotto perde soldi. Allora, se il mio prodotto perde soldi e io lo moltiplico per 1000 volte, alla fine, non dico il mio prodotto non fa revenue, fa revenue ma i costi sono più alti, certo, delle revenue, ma se io sussidio e quindi annullo i costi, rimangono le mie revenue, posso dire che sono uno come Uber, che fa anche 10 miliardi, dopodiché ne perde 20, cioè ne spende 20 e ne perde 10, certo, tanto guadagno, tanto perdo, significa che tutto quello che guadagno me lo mangiano i miei costi e altrettanto, perché i miei costi sono il doppio di quello che guadagno. Ce ne sono delle aziende così. Quindi beh, il vero tema è Amazon per anni, insomma, ha fatto questo. Sì, Netflix. Amazon lo ha fatto, tra virgolette, perdendo soldi o mangiandosi tutti i suoi utili, annullando tutti i suoi utili. Però Amazon non è stata continuamente finanziata con tantissimi soldi. È stata finanziata all'inizio, ha fatto un IPO, sì, ha fatto un paio di momenti di, ma poi tendenzialmente si è finanziata, quindi tutti i suoi investitori non hanno mai visto una lira in 20 anni, ma adesso sono investitori in una cosa che vale un sacco di soldi. Sì.
gli investitori di una società blitzscaling vengono continuamente diluiti perché vengono continuamente inseriti nuovi soldi in quella società. Mm-hmm. Quindi la scommessa è: io arrivo, faccio questa corsa forsennata, faccio un mega salto e poi o acchiappo il trampolino dall'altra parte quando ho lasciato il mio mi schianto contro o magari giù. Un giorno la gravità mi tira giù e faccio come Will Coyote, che non si capisce quando va oltre il precipizio, cammina per un po' poi si accorge che non c'è. E magari no, magari sì. L'industria nella quale sono io, che sono i servizi finanziari, secondo me non è un'industria da category king, sì. È un'industria inerentemente super frammentata. Dimmi una cosa su questo, secondo me c'è una confusione enorme, no? Quando si parla adesso fintech, cioè, tutti quelli con cui parlo praticamente fanno qualcosa nel fintech ormai, mentre quasi, nel senso ogni 2 minuti c'è qualcuno che fa qualcosa. Anch'io faccio qualcosa nel fintech, vedi? Non sono originale. Però non si capisce, cioè, mentre prima era di moda dire cosa fai tu? Ma ho lanciato un nuovo social network di animali, fantastico. Adesso ho lanciato la mia banca, no? E non si capisce mai a che livello uno lavora in fintech. Perché magari ci sono miliardi di applicazioni che però vanno proprio a toccare un pezzettino di tutto questo ecosistema bancario, o altri magari come Soldo, che invece si ingrana più dentro, no? Nelle logiche. Beh, dei servizi finanziari. Aiutami a fare chiarezza su questo. Allora, innanzitutto il motivo per cui... Perché ovviamente voglio lasciare la mia banca. No, scherzo. E sarebbe anche corretto guardare... No, ma non è lanciare la banca la chiave. Ma questo è un mercato enorme. L'energia potenziale racchiusa nel mercato dei servizi finanziari è come una pentola a pressione che è rimasta chiusa, ma col fuoco sotto, per 30 anni. Sì. Perché fino a poco tempo fa, in realtà il processo di apertura regolatoria in Europa è iniziato anche tanto tempo fa, ma sono processi lenti, questo era un mercato protetto, chiuso, monopolistico, ma dove monopolio non era de facto di mercato, era proprio sancito da una logica regolatoria, cioè l'unico modo per cui tu puoi fare quelle cose, e se hai certe prerogative, che sono quelle di essere una banca, per cui devi far parte di un club che non è facile, dove non è facile entrare, e dove il regolatore proprio protegge quel tipo di attività rispetto a tanti altri mercati dove invece la competizione è libera, e lo è stato così per tantissimo tempo. Poi, proprio per stimolare la competizione, il regolatore in Europa, il più lucido, il più sveglio di tutti quelli nel mondo, uno degli esempi per cui l'Europa è un esempio di civiltà, negli Stati Uniti la situazione regolatoria di queste cose sembra di essere nell'Ottocento, ha deciso di aprire. Ha deciso di rendere possibile la competizione aprendo la possibilità a altri soggetti che non fossero necessariamente solo delle banche complete, super giganti, universali come sì, gli incumbent attuali, di fare cose. E nel tempo si è aperto questo mercato e si sono create tante opportunità. L'apertura di questo mercato è una cosa equivalente a quello che negli anni 90 è stata l'apertura del mondo delle telecomunicazioni. Oh. Nel 90 c'era la SIP, e se tu volevi una musica c'era la filodiffusione, non so se ti ricordi, certo. In Italia c'era la filodiffusione, una scatoletta via filo dove arrivavano tipo 4 o 6 canali radio, schiacciare il pulsante c'era, perché quello era un monopolio, era chiuso. Chiaro. Ricordati che a quei tempi la presa del telefono in casa tua non era tua. Teoricamente, quando tu aggiungevi una presa in più in camera da letto e lo facevi fare all'elettricista che passava di lì, era illegale. Era un illecito, perché la presa fino alla borchia era di proprietà del monopolista e tu eri un utente, non eri neanche un cliente. Ok, fast forward, cosa è successo? Si è aperto il mondo delle telecomunicazioni. Oggi, se dico a mio figlio che esisteva un singolo operatore che faceva tutte le cose, da noi si chiamava Telecom Italia, ma no, anzi sì, ma era vero in ogni paese. Boh, rispetto alla enorme offerta di cose, oggi internet lo pigli in 20 modi diversi, il tuo mobile in 20 posti diversi, la linea fissa per chi c'ha ancora lo stesso e tutte queste cose, non ci crede nemmeno. Quell'apertura è stato un passaggio importantissimo. La cosa interessante non è che quello ha creato un enorme mercato delle telecomunicazioni, cosa che è successa, e oggi Telecom Italia è uno degli N in un mercato ricco di tanti attori, ma è quello che è successo dopo. Avendo liberato il sotto,
è stato possibile in maniera libera costruire il sopra, e il sopra è l'economia digitale, l'internet che conosciamo adesso. Allora, pensa alla stessa cosa nel mondo delle banche. Oggi si sta liberando il sotto. Sì. E una volta fatto questo, si sarà creato un enorme mercato fintech, per quello, se vuoi, che esiste oggi o molto simile a quello che esiste oggi. Ma va ancora inventato tutto quello che non è mai stato inventato, perché finché non c'è la competizione non viene inventato. Quindi è un mercato colossale. Per questo, tornando, tu dici quindi, il vero cambiamento non è il fatto che nasceranno 150.000 banche aggiuntive, che sarebbe il sotto, no? Proprio l'intera struttura bancaria, ma è tutto il sopra dei servizi che si possono agganciare anche a tutti i dati bancari, tutta la liberalizzazione di quel, o connettere? Diciamo mille, ci sono mille servizi, le grandi categorie nel mondo dei servizi finanziari, per quanto riguarda le persone normali, non i mercati o cose molto specifiche, sono il mondo delle transazioni, come muovo i soldi, pagamenti e così via, il mondo del debito, come ottengo dei soldi che non ho, cosa faccio con dei soldi che non ho, e il mondo dell'asset management, cioè c'è un gruzzoletto, non lo voglio muovere perché lo voglio spendere, lo voglio tenere, voglio investirlo, voglio che i miei soldi siano ancora qua, magari un po' di più tra un po' di tempo. In tutte queste aree, diciamo, c'è un'opportunità di costruire un sacco di cose, di fare meglio un sacco di cose che conosciamo, e successivamente, inevitabilmente, di fare un sacco di cose che oggi non esistono perché non sono ancora state inventate. Allora, questo è il motivo per cui è un'enorme opportunità. Sì, certo, una neobanca oggi può fare un conto corrente con l'app. Sì. Oppure può dire che la sua grande innovazione è che invece di pigliarti a calci nei denti, non ti pigliano a calci nei denti. Ma è vero, che però è tantissimo. Perché ti normalmente anche. Esatto, ti rispondono e ti trattano come una persona normale, invece di porti di fronte a situazioni kafkiane, che sembra essere lo standard in certe cose. Benissimo, quello è un livello di innovazione, ma la cosa vera, cioè non è la cosa vera, e quello è un grosso pezzo dell'industria, ma ci sono tante altre opportunità. Questo per dire, fintech è un'opportunità enorme, sì, c'è un sacco di gente che ci sta andando, ovviamente sì, poi quindi è una bella etichetta, di conseguenza un sacco di gente se la vuole mettere addosso, come quando noi anziani ce lo ricordiamo, ai tempi della bolla, le aziende aggiungevano .com anche se facevano le caciotte, ma caciotta.com vale un casino di più che caciotta normale. Il problema del fintech è che però, a differenza di tante altre cose dell'industria, di altre industrie, di altri mercati, è una roba molto complicata. Ha una fortissima componente di complessità derivante dall'essere un mercato regolato. Essere regolati significa una cosa molto specifica, seguire certe regole, ma non genericamente, ma perché sono le cose che tengono in piedi il mercato, avere un attore che ti controlla, che continuamente cambia, fa evolvere queste regole a cui tu devi adeguare. Un sacco di gente che fa fintech non fa né il fin né il tech, questa è la sostanza, ma fa cose che stanno molto a un livello sopra, che non è di per sé sbagliato o giusto, però bisogna distinguere tra quelli che fanno il fintech, diciamo, strutturale, e quelli che fanno servizi a valore aggiunto on top di qualcun altro che magari ha fatto il fintech. Perché se non fai né il fin né il tech, che fai? Ma quando tu senti parlare di tutte le banche online, ogni due minuti c'è una banca online, no? Che nasce, spesso. E non capisci se è effettivamente una banca to cure, dove dici ok, questi proprio fanno la banca completamente, al posto di avere Banca Intesa c'ho, non so, Revolut o questi qua, non so chi ci sia, oppure se fanno solamente una parte del servizio, mettono una bella app, una bella interfaccia, ma dietro poi, diciamo, il flusso finanziario è gestito magari tramite i canali tradizionali. Ecco, questo allora, non mi è chiaro. Nella tua domanda ci sono in realtà due domande. Una è più di due. Allora, la prima è sì, tanti fanno le banche online. Diciamo che oggi fa chic dire che uno è una banca, un sacco di gente parla di banca senza sapere di cosa parla, o peggio ancora, sapendo esattamente di che cosa parla e pigliando per i fondelli il mercato. Cioè, se tu sei una banca vuol dire una cosa molto precisa in termini regolatori, o lo sei o non lo sei. Non sei una banca perché dici sì, lo dico in senso lato per farti capire che siccome ti do un pezzo di plastica con scritto Mastercard sono una banca. No, una banca è un attore molto preciso,
regolato in un certo modo, che ti dà dei diritti, okay, ti dà delle garanzie, ma che è anche super complesso e super costoso da gestire, e quindi che ha un senso se vuole fare un certo tipo di business e non un altro. Monzo, una banca online famosa, neobanca famosa qua negli Stati Uniti, scusa, in Inghilterra, o Starling, un'altra neobanca. Ma Monzo famosa, era quello che si chiamava Mondo prima? Sì. Sono quelli? Che sono partiti non essendo una banca, ma poi sono diventati una banca. Ah. Loro sono vere banche con tutta la complessità di essere una vera banca. Ti danno il deposito, garanzia sui depositi come qualunque banca ti dà, perché se loro falliscono tu fino a 85.000 pound, 100.000 euro se non sbaglio, normalmente nell'Unione Europea sei protetto proprio da un fondo di salvaguardia, okay, per i consumatori, i risparmiatori, e possono fare alcune cose. In realtà, se tu devi dire la definizione di una banca è un posto dove metto qualche 1.000 euro, che mi dà una carta di plastica con la quale posso fare i miei acquisti, e by the way c'ho anche una pettina che mi fa controllare tutto questo sistema, beh, non hai bisogno di essere una banca per fare quello, né necessariamente di avere un claim di essere una banca. Il problema è che molta gente non è una banca, ma gli fa figo dire che è una banca. Sì. Quindi essere una banca è una cosa molto precisa, mettila così: se non devi fare cose come l'overdraft, che sarebbe lo scoperto di conto per il quale paghi interessi, cosa che esiste in Inghilterra per esempio, non esiste in Italia, o se non devi fare i mutui, o se non devi fare i debiti, se non devi prendere i soldi dei tuoi risparmiatori, dei tuoi clienti, e prestarli a qualcun altro, questa è l'attività che definisce cosa fa una banca. Sì. Definisce il fatto che quando tu metti i soldi in banca non sono più tuoi, tu sei un creditore della banca, quelli sono della banca, ci fa quel cacchio che vuole. Se vuoi fare quella cosa devi essere una banca, se no puoi essere altri tipi di regolazione che sono più efficienti se vuoi fare i pagamenti. Però non dovresti dire che sei una banca, perché stai pigliando okay, in giro il mercato. E in questo contesto le banche tradizionali, cioè le Barclays, Unicredit, Intesa, così come li vedi? Cioè li vedi che comunque proseguiranno il loro business perché tanto ci hanno i clienti, ci sarà la rivoluzione? Sicuramente hanno i clienti, e sicuramente puoi dire che in un certo arco temporale tutti i loro clienti saranno morti, ovviamente, chiunque oggi esiste sarà. No, ma non è un dato statistico, che vuol dire che una significativa parte del mercato tra una decina, quindicina d'anni saranno persone molto giovani, che non hanno gli schemi mentali, che non hanno neanche, che non attribuiscono neanche magari a quell'entità gli stessi valori positivi che gli ha attribuito qualcuno che perlomeno l'ha vista star lì per 50 anni, allora perlomeno gli attribuisce esplicitamente o no il valore della stabilità. Sì. Quindi il problema vero è che il mercato cambierà nel tempo, il demografico del mercato cambierà, più ovviamente ci sono un grosso insieme di sfide, tutta questa logica di competizione che dicevo prima è difficile da seguire. Quindi cosa succederà di tutti gli incumbent esistenti? Quello che normalmente succede in questo tipo di mercati: una quota riuscirà a reinventarsi e essere ancora rilevante, magari in una forma molto diversa da quella che sono oggi, ma rilevante in maniera importante in futuro. Una quota lo farà meno, ma l'inerzia delle entità organizzative grandi è alta, quindi tendenzialmente in questo mercato, peraltro, che tende a favorire o a difendere questi aspetti, non è come dire le pagine gialle, che per quanto grosse poi ovviamente sono scomparse, ma certo, come giusto che fossero, perché il loro mestiere era completamente diventato privo di significato. Alcune sopravviveranno, ma campericchiano, niente di particolare, e una certa quantità semplicemente scomparirà. E ovviamente il mercato di domani sarà fatto da qualcuno di nuovo, non tutti quelli nuovi che solo perché erano nuovi allora sicuramente hanno diritto al posto al sole. Di tutti quelli che sono nuovi una piccola percentuale sopravviverà e troverà la sua strada, di tutti quelli che sono vecchi una percentuale prospererà, diciamo tipicamente bonus inerzia, e una percentuale sopravviverà non prosperando in maniera particolare, ma ancora sopravvivendo. E questo sarà la forma del mercato di domani. Se ci pensi, l'IBM, che è comunque un'azienda rilevante oggi, ha iniziato facendo le bilance
Veramente faccio le bilance? Sì, 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 molto prima di fare il primo computer, prima le bilance, la prima macchina che ha fatto di, tra virgolette, information technology, erano i punzonatori per il census americano, dove facevano la cosa che fanno una volta ogni 10 anni, a quei tempi lì era ovviamente una volta ogni tot per contare la popolazione americana. E poi, poi a un certo punto hanno fatto il primo computer, ma stiamo parlando di prima della guerra, e poi è diventata l'IBM, e poi è passato ed era il top di tutta, come dire, l'industria della tecnologia, certo, e tutto quello che vuoi, ma esiste ancora oggi, non è una tantina piccolina, certo, non è più così rilevante come una volta, ma c'è ancora. Ma quanti brand, perché qualcuno si ricorda cos'era la Sperry Univac, Unisys, Wang che faceva i word processor, cioè, la storia di queste cose è piena di gente che è stata molto rilevante poi. Ma per te Facebook, Apple, Amazon lanceranno la loro banca oppure no? Queste sono delle superficialità incredibili che amano dire i giornalisti o dici le banche. Cioè succederà che faranno delle cose importantissime? Sì. Che questo significhi lanciano una banca? Assolutamente no. Perché dovrebbero lanciare una banca? Innanzitutto è un mestiere regolato, non mi mestiere regolato. Mm. Significa qualcuno, devi rispondere a qualcuno di tutto quello che fai e qualcuno ti controlla costantemente. Non è esattamente la filosofia di questo tipo di soggetti. Regolato significa che è diverso in ogni paese del mondo, dove l'Europa è un'entità con una regolazione omogenea, ma anche così comunque separata in ogni paese, ma almeno omogenea. Ma quello che fa in Europa è diverso da quello che fa in Svizzera, che è già un'entità diversa, gli Stati Uniti, l'Asia, la Russia e l'ira di Dio in Giappone, e quindi di una complessità mostruosa pensare di avere quel footprint. Poi, che non vuol dire che loro non faranno attività magari anche magari regolate di avere in specifici mercati. Prendere il beneficio, diciamo, sulle realtà, transazioni, ma senza la menata di creare la struttura. Ma qual è il beneficio delle transazioni? Il mondo delle transazioni, loro sono clienti di una transazione. Cioè, quello che loro fanno, e lo stanno già facendo bene, è ottimizzare il loro costo d'acquisto di una transazione essendo i più grossi compratori. Se pensi a Amazon, certamente non si fa infinocchiare da quelli che gli fanno le transazioni di incasso sull'e-commerce. Può andare da chiunque e dire: io metto sul tavolo un trillion di acquisti, te che prezzi mi fai? Sicuramente migliore del mercato, plus. Quindi, no, quello che loro hanno sono i clienti. Non devi partire dalla banca e chissà che casino è. Devi partire dai clienti e capire in quanti degli elementi, punti di contatto che i miei clienti hanno con il mondo finanziario, io posso mettere il naso massimizzando i miei asset, la mia cultura, il mio, le mie prerogative e magari rubare quel pezzettino. Ma non mi frega di fare la banca, ci sono 500 cose nella banca che non capisco, non so fare, se anche potessi decidere di capire, di saper fare, hanno zero sinergie con quello che faccio. La cosa più incredibile che sta facendo Amazon nel mondo delle banche non è Amazon fare la banca tua, ma sta facendo il financing di tutti i suoi merchant. Quella è una cosa enormemente disruptive. Quale banca ha la capacità di prestare... messo un sacco di soldi l'anno scorso. Sì, ma quale banca ha la capacità di prestare soldi a un'azienda sapendo di quell'azienda quello che Amazon sa delle aziende che vendono sulla sua piattaforma? Diciamo che ne sa di più delle aziende stesse che usano Amazon per capire il loro stesso business. Quella è una cosa super rivoluzionaria. Poi farà delle cose anche sull'utente finale. Sì, ma il suo obiettivo non è fare soldi nel business della banca, ma è massimizzare la relazione con l'utente, rendere più fluidi dei pagamenti, fare delle cose così, lo faranno. Quindi secondo me non è un tema di mettersi a fare la banca. Ormai non esiste più il concetto di banca. I servizi finanziari, diciamo, sono stati unbundled. Tutto quello che una banca faceva, che era un singolo attore monolitico, oggi sono un milione di pezzettini diversi, più o meno disponibili a seconda delle giurisdizioni, con livelli di regulation ridotti. Facebook è un istituto di moneta elettronica in Irlanda, lo so perché sono in seconda licenza di moneta elettronica in Irlanda, noi siamo diventati la terza. PayPal è in Lussemburgo, Google ha appena ottenuto una licenza simile. Poi cosa ci stanno facendo? Tu puoi mandare dei soldi a un tuo amico usando Messenger di Facebook. La chiave non è che quella transazione in cui ho mosso soldi tra me e te, ti dovevo 50 euro, no, ti devo 10 euro per la pizza, lì quello sia un business.
ma perché stai trasportando quel livello di interazione tra umani sulla tua piattaforma, certo, e quindi lo controlli. Certo. Quello è un business. Muovere quei soldi lì, zero business. Zero per una banca, zero per loro. Quindi c'è un a modo, loro interessa quell'altra cosa. È un modo per tenerti attaccato. Sì, 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 non e, è... E poi una volta che tu hai comunque le tue transazioni lì, è chiaro che poi non ti stacchi più di lì perché hai tutto il tuo storico, quindi diventa un modo anche per loccarti, sì, dentro. Può essere, sì, anche e quello. No, perché quello che sta succedendo, ah, giusto, è che adesso si è aperto anche i dati, cioè non è solo unbundling dei servizi finanziari, che è una cosa molto tosta, certo, e regolata, ma oggi devi essere di nuovo regolato, puoi accedere a tutti i dati di una banca, chiunque può accedere a tutti i dati, chiunque, di una banca, che significa che dove stanno i miei dati, boh, dove stanno non lo so, ma io li posso benissimo vedere con una interfaccia che non è quella della banca e magari è una uguale, la stessa, che mi fa vedere cosa c'ho in 5 banche. E a quel punto io non ho più il contatto con quelli lì, perché sono stati disintermediati dal fatto che qualcuno ha fatto un'interfaccia migliore. Certo. Di nuovo, innovazione in categorie che non esistevano fino a ieri. È come se domani salgo, non so, se domani prendo il mio telefonino e io scelgo quello che è perché mi piace il sistema operativo, io interagisco con lui, cosa c'è dietro, i chip che ci sono dentro. A me, in fondo... Ma scusa, ma per cui uno fa una sua startup e poi può accedere alle API, in sostanza, delle banche. Devi essere un attore regolato, non è un certo, faccio la startup e quindi lo faccio perché ovviamente è un'attività pericolosa, vedo dati sensibili, posso dire tu inizia a fare payment initiation, si chiama, faccio partire bonifici dal tuo conto, ovviamente devo aver avuto la tua autorizzazione, però posso muovere i soldi in nome per conto tuo se tu me lo dici e la banca si vede arrivare Montemagno e dice guarda un tuo cliente X mi ha dato mandato di dirti che muovi questi soldi da qualche parte e quelli lo devono fare. Ovviamente perché tu possa essere un attore che fa quella cosa devi essere regolato e vigilato perché è super, super complessa e pericolosa, però si aprono mille possibilità. È uno dei tanti, non è l'unico, ma è uno dei tanti ambiti quello che dicevo, per il quale ci sarà un'esplosione di opportunità dentro questo sistema. Dopo quello dei media, l'e-commerce, servizi finanziari è un'area dove ci sarà tanto da fare per il consumatore e per l'azienda. Tu, Carlo, sei una delle poche persone che conosco che mi viene in mente se penso chi è che potrebbe fare qualcosa in questo settore che è un casino pazzesco, peraltro anche palloso, tra virgolette, nel senso non è un settore dove dici ecco fai l'app di dating online, almeno capito, vedi due fighe, non so qualcosa, ma invece zero, cioè è un settore pieno di regolamentazione, menate, casini, però ecco tu sei una delle poche persone che conosco che poteva mettersi, infatti ti sei messo, dove ti incastri tu in tutto questo cinema? Ogni tanto me lo chiedo, esatto, anch'io, dico ma devo essere una persona veramente molto molto triste, esatto, per eccitarsi, esatto, così tanto su delle cose così banali come tu dici, pallose. Perché scusami, però è vero, peraltro aggiungo insomma una parentesi, giusto perché capito, stiamo registrando. Tu arrivi da un background dove, capito, hai fatto startup, hai fatto exit, anche grossissime, quindi cioè, potevi anche scegliere un altro settore, non è che eri obbligato a scegliere questo, però l'hai scelto. Potevi anche andare a giocare a golf. Potevi anche andare a giocare a golf, tranquillo, e invece no, hai detto no, mi metto lì a fare questa cosa. Perché e dove ti infili in questo mondo qua? Le due cose sono molto collegate. Perché? Perché è un casino. Ok. E dove mi infilo? Dove c'è più casino. Cioè, il motivo vero per cui lo faccio, non è che ho scelto questo perché era un'opportunità di mercato, ho fatto il ragionamento, questa è un'area dove faremo tanti soldi, sì, ma questa è un'area dove succederanno un sacco di cose, e quindi bello essere in una posizione dove tutto può succedere, ma quello che deve, perché puoi cogliere tante opportunità, e quello che deve succedere sarà incredibilmente complicato, quindi... C'è da sbattere la testa su delle cose complesse e risolverle. Quello è il mio limite. La mia goduria è fare quello. Ognuno ha le sue. Ognuno ha le sue perversioni. La mia è quella di andare a sbattere la testa su delle robe super incasinate, lavorarci e fare fino a quando ne esco, che dico l'ho capito. E avendolo capito, a questo punto mi guardo in giro e dico: guarda, 1 più 1 più 1 più 1 fa 10, perché messi insieme fanno anche
un effetto moltiplicativo, perché vedo quell'opportunità là e quindi ho le prerogative di poterla affrontare. E in questo caso il problema che stai cercando di risolvere qual è con Soldo? È il mondo dei pagamenti, delle transazioni. All'interno del mondo delle transazioni, il mondo di come in un'organizzazione di più persone o dipartimenti o entità organizzative, diciamo in un'organizzazione complessa, tu puoi rendere disponibile il denaro a qualcuno in forma distribuita, in modo da poter delegare la possibilità di pagare e usare i soldi quando mi serve, nel momento e dove sono in quell'istante, ma tutto questo mantenendo il controllo. Che sembra una cosa un po' astratta, però la realtà è, nella vita di tutti i giorni, fammi un esempio pratico. La vita di tutti i giorni è molto semplice: tu parti da te stesso, i tuoi soldi, tu prendi una decisione di spenderli. A chi devi render conto? Quali logiche di controllo, al di là del tuo mi fermo o non mi fermo di fronte alla vetrina per comprarmi qualcosa? È tutto semplice, te la suoni e te la canti, come si dice, sei tu e lo fai. Ma nell'istante solo in cui tu sei tu, ma con te lavorano due persone, e ti faccio l'esempio di questo perché poi ovviamente se sono 2000 è solo più facile capirlo, ma quando tu nella tua attività professionale c'è due persone che lavorano con te, e ce n'è una che devi mandare là e per andare là spenderà dei soldi, e c'è un altro che deve comprare una cosa per quello che sta facendo, ma per farlo mica può spendere i suoi soldi, deve spendere i tuoi essendo l'entità, l'azienda, l'organizzazione, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere il tuo business. E a quel punto come fai? Che fai? Gli dai la tua carta? Gli dai le chiavi della tua banca? Gli mandi il numero su WhatsApp? Gli mandi il numero su WhatsApp per quella volta, ma poi una volta che lo sa per sempre. Esatto. E poi che ne sai lui che cosa ci sta facendo? E se poi è da un'altra parte ed è fisicamente là, ma là deve andare in un negozio e pagare, che fai? Gli mandi il numero WhatsApp e lui che ci fa con il numero di WhatsApp? Fai del WhatsApp al negoziante? No, quello alla macchinetta vuole che gli infili un pezzo di plastica. E poi c'hai la ricevuta, la fattura, cosa, e poi questo nel mondo del business è solo metà, perché l'altra metà del problema nel mondo del business, ogni euro che si muove devi rendicontarlo, devi render conto a qualcuno, il management, gli azionisti, l'uomo delle tasse, c'è sempre qualcuno a cui devi render conto. Signor sì, eccoci qua, le spiego quello che ho fatto. È un lavoro della Madonna, la compliance, in fondo se ci pensi, la compliance fiscale è un lavoro della Madonna, per cui esistono le contabilità, i contabili, la finanza, l'amministrazione, le aziende, un sacco di gente che fa questo lavoro, e questo lavoro normalmente è fatto in maniera manuale, perché c'è un sacco di lavoro manuale. Noi siamo in un millennio dove costruiamo i prodotti fatti di atomi automaticamente con i robot. Dopodiché, quando si tratta di fare information processing, gestire dati, metti un sacco di esseri umani. Abbiamo un omino che fa, sai qual è l'API tra una banca e la contabilità quando tu spendi dei soldi con la tua carta di credito per un viaggio? L'API, bello chiamare API, sono le robe cool del giorno d'oggi, l'API è un signore che piglia quel pezzo di carta che la banca gli ha spedito con i dati del computer della banca messo nella busta, apre la busta e copia riga per riga lo statement della tua carta di credito nella contabilità. Ok, questa è l'API tra quei due sistemi, e siamo nel terzo millennio e stiamo parlando di dati. Quindi è una sorta di mega computer biologico dove la CPU sono le scimmie che stanno a battere il martello del back office tutti i giorni, il software si chiamano processi, e in realtà quello che fanno è questo: check, 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 riconcilia, cioè metti insieme perché il movimento, qual è l'altro, eccoli qua, li ho accoppiati, classifica, aggiungi due dati e un casino di ricopia dati da una parte all'altra. Allora, quello che sto facendo io è la parte fintech, è come rendere più intelligente il denaro costruendo le regole che permettono a chiunque di avere accesso a qualunque quantità di denaro se serve e solo quando serve, in maniera automatica, in modo che possa fare spese ma in maniera controllata dall'azienda, perché se no vuol dire che accentri tutto e c'è l'ufficio acquisti e poi per comprare un computer ci metti 2 anni. E l'altra cosa che faccio è, siccome in quel momento facendo quello crei delle transazioni, come rendere il più possibile automatico questo, sincronizzarle, esatto, come creare il ponte tra l'isola della banca e l'isola
dell'amministrazione e contabilità, che oggi sono due isole con in mezzo un braccio di mare e con tanti omini nelle barchette a remi che fanno avanti e indietro. No, come costruire un ponte, così queste cose passano con un bel tubo e un viadotto. E il tutto. Bello è che poi sei dentro al processo dell'azienda, una volta che sei dentro poi... Puoi fare tantissime cose. E poi togliere quel servizio dopo un po' diventa un casino, insomma, per un'azienda. Una volta che ce l'ha... E gli semplifica la vita. Ma assolutamente, cioè, è un po' antistorico, però il motivo per cui oggi, se vuoi, questa cosa non è necessariamente così chiara, quindi richiede un education, è tu chiami un problema una cosa che ha una soluzione, se no lo chiami un fatto della vita, cioè che tu un giorno morirai. o invecchierai. Si dice così. Sì, ma non è che uno dice, ah, c'è un problema, invecchio. Tutta la vita gli umani a un certo punto invecchiano. Però se uno domani trovasse la soluzione all'invecchiamento, allora dice, cavoli, c'è il problema dell'invecchiamento, allora dobbiamo evitarlo. Ci sono tante cose che fino al momento in cui non viene data una soluzione, non sono dei problemi. È un fatto della vita che io le robe le faccio in maniera così complicata, faticosa, stupida, inefficiente, però funziona così, l'ho sempre fatto, non c'erano alternative, è un fatto della vita. Ma adesso si comincia ad avere la possibilità di costruire delle alternative. Per costruire una roba del genere servono comunque, cioè, persone, investimenti, risorse, eccetera, eccetera. Tu all'inizio sei partito e hai investito di tuo e hai detto, ok, vedo se questa cosa può funzionare. E poi adesso stai... crescendo, no? E quindi hai tirato dentro un tot di investitori, peraltro di alto livello. Dimmi come funziona oggi, 2019, questo processo di fundraising, quando devi portare dentro gli investitori. Da dove parti? Fai ancora il tuo pitch deck e poi fai... Nel tuo caso, chiaro, conosci un sacco di gente, ma se dovessi descrivere il percorso, qual è oggi? Il percorso è sempre lo stesso. In realtà non è che io ho mai iniziato anche come... investitori da solo. Dal giorno 1 io ho detto faccio il mio, non ho mai chiesto a nessuno di mettere più soldi di quanto ero disposto a mettercene io, ma tanta altra gente ha messo soldi oltre a me. E poi si è passati dagli amici o i conoscenti a cose più istituzionali che facevano questo stesso processo di investimento in una società, ma in maniera più strutturata, usando soldi dei loro investitori e con un livello, diciamo, più professionale di scrutinio. E questo è quello che è oggi, cioè come raccogli i soldi? Ti fai il pitch deck? Assolutamente sì, ti devi fare il tuo deck. Vai con la tua presentazione. La presentazione, mettilo così, devi essere in grado di rappresentare a una persona chi sei, qual è l'opportunità, che cosa tu stai facendo, perché nella vita mai dovrebbe pensare che tu sei quello che riuscirà a fare, posto che abbia comperato l'idea che esiste un'opportunità, perché in molti casi non c'è neanche quella, ma se lo convinci che esiste un'opportunità, lo convinci che hai un piano, lo convinci che sei uno che potrebbe eseguire questo piano ragionevolmente, cioè non fare mai errori, ma farli nel modo giusto e arrivare in fondo, e tra virgolette i numeri tornano, allora teoricamente uno potrebbe dire, siccome questo genererà un valore, io ci metto dei soldi, e se penso che quanto ci metto rispetto al valore generato ha senso per, è una questione appetito per il rischio, ritorno dell'investimento. Quali sono i numeri, un range di numeri che gira oggi sui vari round? Perché quando vedi Silicon Valley o vedi SoftBank e dici, ah, abbiamo fatto un roundino seed da 170 milioni, ma 170 milioni, cioè... E che numeri sono quando non esiste una categoria, dipende tantissimo, ma innanzitutto gli ecosistemi, nella valle tutto è più grande, in America i grattacieli sono più alti e quindi è tutto più grande, anche perché le opportunità sono più grandi, non dimentichiamo che è un mercato singolo, facilmente attaccabile in maniera uniforme, più grosso di tutta l'Europa. L'Europa, mo che ti fai la dimensione di quel mercato lì, e fate gli italiani, i francesi, i tedeschi, lì uno, sì, ok, parlano un po' diverso dall'Alabama al Maine, ma alla fine il mercato è quello. E in più è un posto dove ci sono tanti capitali e tanta capacità di costruire aziende. Quindi lì nascono anche aziende globali, perché hai tutto il supporto per farle andare anche ben oltre questo mercato, che già di per sé è importante. Quindi lì è tutto più grande.
categoria 1, America più grande dell'Europa. I deal sono più grandi per questa, okay, per ma questa ragione. Più o meno che numeri ci sono? No, qua no, poi dipende dall'industria. Ok. È ovvio che se tu fai una startuppina per un'app che chissà che cos'è, ma caruccia, quando Facebook ha comperato Instagram aveva 12 persone, sì, erano ancora nell'ufficio con il tavolone lungo attorno a cui stavano 12 persone, se da una parte e se dall'altra, chiaro, non so se c'è qualcuno a capotavola. WhatsApp mi sembra fossero 75 quando li hanno comprati. Quindi se fai una roba così non ti servono necessariamente tanti soldi, a meno che non arrivi a un punto dove puoi fare super marketing, perché poi rientriamo nel discorso di prima, vai a fare blitzscaling un sacco di soldi, non lo fai meno. Sei un'azienda pesante, ci vogliono più soldi, sei un'azienda leggera, ci vogliono meno soldi. E quindi il seed round di uno che fa, adesso ce ne sono un po' che sono stati annunciati recentemente, che fa autonomous driving, le macchine che si guidano da sole. Chiaro. E là lì è gente dove parte, ti dico, ti do un billion per cominciare a vedere. Certo, fare una ricerchina. Sì, credo che nella somma delle parti di Alphabet, che sarebbe la, sì, parent company di Google, che contiene tutte le robe loro, Waymo, che è la loro autonomous car division, quella diciamo la macchina che si guida da sola fatta da Google, si è valutata oggi qualcosa tipo 170 miliardi di dollari. Quanti soldi ci hanno investito dentro? Boh, se anche fosse che ci hanno investiti 17 miliardi solo per fare un po' di ricerca, sì, e sviluppo, un bellissimo deal. Quindi se fai quello sono un sacco di soldi, se fai una cosa di infrastruttura pesante sono più soldi che se ne fai una leggera. Quindi se fai l'e-commerce è una delle cose che ha dimostrato di sfagocitare più capitali, quindi non c'è una logica per cui il round è di 100 lire, è totalmente dipendente, okay, al di là di America, Europa, Italia, tutto molto più piccolo, in maniera purtroppo negativa, ma per questa stessa ragione un po' di opportunità e scala, però dipende tantissimo dalle industrie, e anche all'interno delle industrie c'è chi raccoglie come me qualche decina di milioni e c'è chi raccoglie come persone, come entità molto simile a me, ma magari più blitzscaler, più consumer, più alto, centinaia di milioni. Chiaro. Stiamo facendo due cose molto diverse, non così diverse da giustificare magari 10 volte il numero di soldi però che stiamo spendendo, però poi l'approccio avere delle cose che fai e anche trovare i soldi di quello che te li vuole e dare. Che tempi ha fare tutta la parte di fundraising? È una cosa, perché magari sai, era un seed da 500.000 euro, magari ti siedi e dici ok, senti, partiamo, no, ma se uno deve cominciare a mettere di più, tempi ci sono? Non è diverso, cioè diciamo che è una costante, è un invariante. Per darti 10 milioni, 1 milione, 100.000 o 50 o 100 milioni, il processo è il medesimo. È che vai in categorie di investitori dove il ticket è più grande. Ma banalmente, se io ho un fondo da 100 milioni, farò 20 investimenti, certo, certo, 20 investimenti da 5 milioni. E quindi inizio dandoti certe cose. Se ho un fondo da 50, ne farò proporzionalmente più piccoli. Se il mio fondo è da un billion, ovviamente faccio sempre lo stesso numero di investimenti, perché non è che un fondo da un billion ha 500 persone dentro che lavorano, ha un tot di partner, un tot di associati, più o meno, sì, può essere che uno è il doppio degli altri, invece di 5 persone ne ha 10, invece di 10 ne ha 20, ma quella è la scala. E c'è quello che fa il ticket da 100 milioni, per lui il ticket è da 100 milioni, perché? Perché investitori gli hanno dato miliardi da investire e quello lui deve fare. E quando fa quella decisione ovviamente fa il lavoro bello tosto, ma il tempo che ci vuole è più o meno lo stesso. All'inizio è tempo che ci vuole per farsi un'idea, perché la realtà è che quando sei in una fase seed, si chiama una fase iniziale di una startup, è molto de panza, devi capire, devi, cioè, guardare, ma non è che puoi renderlo, sì, molto oggettivo. Più vai avanti, più ci sono i compiti a casa, quindi magari in quel paio di mesi o tre mesi che ci metti a negoziare un deal ci sono 10 persone che ti fanno anche le pulci sui numeri, però quello è il periodo, non è che... E come ti trovi a fare trattative adesso? Cioè, non ti rompi poi i coglioni dopo un po' a dire ascolta, sono Carlo Gualandri, insomma, dammi sto grano e lasciami lavorare che so... Assolutamente no, per un semplice fatto, è che io lo sto facendo in UK, dove chi cacchio non ho mai sentito nominare,
cioè quando io sono venuto qua ho effettivamente, ogni azienda riparti da zero, ma in questo contesto specifico io sono ripartito da zero anche a livello, diciamo, di ecosistema. Certo. Sì, posso dire, nel mio CV c'è che avevo fatto una roba, a parte il fatto che sì, ne ho fatta una ormai, cavoli, quasi 20 anni fa, che gli imprenditori sono ragazzini, sono già un vecchio... 20 anni fa, veramente? Beh, Virgilio è nato nel 95, l'uscita è stata nel 2000 qualcosa, tra uno una roba del genere, per cui è tanto tempo fa, poi ho fatto altre cose in mezzo, sì, ma tutte là, in certo. un mercato, non cose globali, quindi quando sono arrivato qua ero... mai sentito nominare, oggi sono è mai sentito nominare, anzi se sono qualche cosa è solo per quello che ho fatto in questi 4 anni, per cui ho fatto soldo, ma sono giocato, ho fatto le mie robe, ho raccontato cose in giro, qualcuno mi ha sentito, ho fatto cose in giro, qualcuno mi ha visto, ma la mia storia è cosa ho fatto in questi 4 anni. Poi per giustificare quasi più che non come leva positiva perché sono qua all'età della pensione a fare questa roba qua, dice, no, non è l'unica che ho fatto, guarda, ne ho fatte qualcosa, non è che fino a ieri facevo l'impiegato alle poste, poi per carità nulla di male impiegato alle poste, Einstein lavorava all'ufficio dei brevetti di Zurigo a fare le pratiche, ma poi on the side si inventava la relatività. Ma tu Carlo, cioè, sei partito a fare l'imprenditore così un bel giorno e hai detto basta, adesso mi metto lì e faccio una roba mia, come è nata questa scintilla? No, è all'incontrario, è che non ho mai fatto una cosa che non fosse così. Ah. Cioè, ho iniziato al liceo, sei partito all'università, e, diciamo il mio vero primo curriculum, il CV, l'ho fatto 4 anni fa perché per fare l'application all'FCA, che è il regolatore inglese, come dire, la Banca d'Italia inglese, per avere la licenza, siccome facevo l'amministratore delegato di una società fintech, cioè che avevo una licenza regolata, dovevo dimostrare che avevo un'esperienza che mi rendeva qualificato per fare quella cosa e quindi ho scritto il mio CV per la prima volta. Ma non... il CV ho dovuto dire che cacchio, aspetta, fammi pensare, allora facevo quello. E li ho messi un po' insieme e poi l'ho ripulito e ho detto questo è il mio CV, ma perché non sono... Non hai mai fatto un colloquio di lavoro per entrare in un'azienda? Non ho mai fatto un colloquio, cioè ho lavorato in tante aziende, in parte perché tutte le volte che vendevo un'azienda mia, poi stavo in un'azienda come manager per anni, in certi casi perché sono andato a lavorare in aziende strutturate perché volevo imparare un'industria e quindi sono andato in un'azienda che faceva quel mestiere. Però sempre, tra virgolette, raccomandato per connessione diretta. Non ho mai fatto un colloquio con il capo del personale, non ho mai fatto quella roba dove uno ti fa il colloquio, te ne fa 2 o 3 e ti seleziona. Non mi è mai capitato. Raccomandato nel senso segnalato? Nel senso per connessioni dirette, cioè, vieni da me, ok, sì, vabbè, qualcosa perché troviamo. Ti conoscevano già? Perché mi conoscevano, sì, ma non mi è mai capitato di fare quello. In genere quando facevo queste cose era sempre, diciamo, degli intervalli rispetto alla normalità. La normalità era lavorare in delle cose che facevo io, ma anche quando ero piccolo, non che l'abbia... Ma cosa facevi da piccolo? Dimmi una cosa che hai fatto da piccolo. Da sbarbatissimo. Da sbarbatissimo. Mi manca questa, lo sapevo avessi fatto. Negli anni... Sbarbatissimo significa negli anni 80. negli anni 80, vediamo un po', era nato il desktop publishing, era nato il Macintosh. Ho lavorato in Apple, era nato il desktop publishing, all'inizio del multimedia, le cose cool di quel mondo lì erano il multimedia, i CD-ROM. Bill Gates scrisse un libro pallosissimo su chissà che cosa deve succedere con i CD-ROM, il multimedia, l'animazione. Mi ricordo la versione alfa di QuickTime, che a quei tempi era una cosa, era 64 bit, cioè 64 pixel per 64 pixel a 8 bit, c'è cioè una specie di roba che oggi le GIF animate sono praticamente andare al cinema in alta definizione rispetto a quello che c'era, il networking, il CAD, ho fatto un po' di robe di quel mondo lì per gli anni 80, i laser disc, e le telecomunicazioni, l'inizio della telefonia CAD, digitale. Sai, ho lavorato io per una società di CAD, di CAD elettrotecnico, e elettromeccanico, settore proprio di super nicchia, quella roba lì. Quindi per diciamo dall'85 al 95 ho fatto aziende che facevano quelle cose. Lavoravo con Apple e poi lavoravo in quel mondo lì, multimedia, desktop publishing, networking, integrazioni con i grandi sistemi. Nell'85
ero io, all'università lavoravo sui mainframe, i grandi computer. Tu hai fatto? Dove? Fisica. Fisica, infatti. E quindi una volta personal computer, conoscevo più i computeroni che non i personal computer. Poi il mio primo personal computer comprato a casa mia fu il Macintosh, il primissimo Macintosh, quello piccolino. Sempre azienda, e, sono fatto. E io facevo, ero l'uomo Apple, lavoravo in Apple, ero l'uomo Apple che raccontava come i Mac si integravano con i grandi mainframe IBM. Quindi la roba ridicola che quando andavi, mi ricordo, alla Montedison, le grandi aziende, per tentare di essere credibili in quel mondo, dovevi dire che ti collegavi all'IBM. Quindi veniva l'uomo dell'IT a dire, ma voi cialtroni che venite con sta roba qua, tutta fuffarola, il mouse, l'interfaccia grafica, io qua c'ho il sistema IBM, i terminali e così via, e questi tirano fuori dal cappello me e il Pirletto, e adesso ti racconto tutte le robe di questa cosa qua, perché io ne sapevo di mainframe e ne sapevo di Apple, una delle robe bizzarre che ho fatto nella vita. Un'altra cosa che ero curioso di sapere, tolto il mondo fintech, quali sono dei settori che tu vedi caldi oggi, su cui investi o su cui secondo te avrebbe senso buttarsi, a prescindere dalle passioni di ognuno, dalle abilità di ognuno, però proprio macro settori che dici, caspita, visto questo, ti dico una stupidata che mi ha colpito. Un esempio su YouTube che ho visto in questo momento di tipologie di video che funziona, per dirti, no? Su cui alcuni creatori di contenuti si stanno buttando, sono i video ASMR. Non so se ne hai mai sentito parlare. Ci sono 45 milioni di video, sono i video quelli sussurrati. Dov'è quelli che parlano così? E hai milioni di views, capito? Perché la gente... Perché è bello che uno sia sussurrato. Non lo so, è così, è una roba che ti prende di brutto. E che... Ti confesso una cosa, un po' parte della cosa che dicevo prima, che sono evidentemente una persona triste. ma non sei una persona triste. No, il problema secondo me... Hai un interesse, no, come ti interessa? Il problema vero è, io sto facendo una startup, sto facendo una cosa. Questa cosa è super, super impegnativa. Cioè, io lavoro tutti i giorni, fino a tarda notte, e ti assorbe 100%. E se mi rimane uno zicco, tento di tenere in vita, c'è una famiglia, e di trovare, non dico un equilibrio, ma di provare a far sì di continuare ad averla anche sperabilmente in futuro. Da un lato, quindi in realtà sono pochissime esposte. Se c'è qualcosa che devo fare, mi guardo un film, per svuotare il cervello e poi scollasso. Quindi ho veramente poco tempo di guardare cose in giro e tantissimo tempo che dedico a studiare il mio mondo, perché, altra cosa, è che io credo che una cosa devi saperla sul serio, no? I guru, sì, vabbè, io ho lavorato nel mondo del media, sì, ho lavorato, ante litteram, ho lavorato nel mondo della pubblicità online, sì, ho lavorato anche nel mondo del gaming, non 20 anni fa, ma neanche 10, ma ognuna di queste industrie oggi non considero di sapere altro se non molto genericamente un'infarinatura, perché cioè o le cose le sai con le palle fino in fondo, fino all'ultima roba, o che cacchio serve la tua opinione superficiale. Quindi che ti devo dire io di che cosa sono i video? So cos'è quel mondo lì, sì, lo vedo, i miei figli ne sono utenti. Però diciamo, non vedi dei trend, dei settori, dei macro settori che ti sembrano particolarmente... Sì, ma che non vuol dire che non ci sono, sono io che sono cieco a... No, cioè ho tunnel vision su una cosa che sto facendo, sono quello che magari lo investono attraverso la strada perché sta guardando il suo telefonino. Quindi nella mia industria ti posso parlare fino a annoiarti per i prossimi 3 giorni. Su tante altre cose fuori... Al momento no, non sei concentrato. Non mi viene in mente, poi magari se me lo dici sì, e potrei anche arrischiarmi ad avere delle macro opinioni molto umilmente dicendo boh, magari sono delle boiate, ma le metto sul tavolo, magari serve. Carlo, un libro assolutamente da leggere? Che dici, ecco, questo libro, se tu fai l'imprenditore, se fai una startup, questo lo devi assolutamente leggere, così me lo vado a leggere e parlo qualcosa, insomma. Ma guarda, no, non lo so se ci sono singoli libri così chiave. Io ho trovato molto interessante un concetto, e si ricollega proprio quando ho iniziato a fare queste cose, cioè le prime aziende che si chiamavano startup, prima facevo l'azienda, mica sapevo che si chiamavano così, ma neanche sapevo che la gente ti dava i soldi per fare l'azienda, pensavo che uno si dovesse guadagnare, poi però ho scoperto questo mondo. Da allora ad oggi sono passati 20 anni nel mondo del digitale, sono state capite un sacco di cose,
Uno che io ho trovato quando poi mi sono cominciato a guardare queste cose molto 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 interessante, uno che si chiama Steve Blank. Four Steps to Epiphany. Esatto, più come si chiama, Entrepreneur Startup Handbook, la seconda edizione, insomma, che è leggermente cambiata, ma è Four Steps to Epiphany è la chiave. Ne ha fatto una versione leggermente dopo che era un pochetto più aggiornata. Quello è proprio l'esempio di come è vero che sono passati 20 anni, sono stati spesi un sacco di tempo e di energie di persone, spesi enormi quantità di miliardi nel provare a definire il concetto di che cos'è un nuovo mondo di fare azienda nel digitale, cosa sono le start-up, che non è il digitale, non è neanche l'internet, non sono queste cose, ma è l'idea di in un mondo dove si muove veloce io vado a cercare soluzioni a problemi che non conosco. E devo essere aperto all'idea di affrontare un mondo sconosciuto. Che non è legata al digitale, è la cosa, una delle cose che ho trovato sempre più interessanti, proprio definitorie. Che cos'è una startup? Una startup è un'organizzazione temporanea, perché è startup solo fino a un certo punto, poi diventa una cosa che si è capita. È un'organizzazione temporanea che ha solo un obiettivo, di tentare di capire una cosa. Una volta capita questa, butti via tutto. E dici, siccome ho capito che cos'è, costruisco l'azienda che serve a fare quello. Una startup è l'azienda, è la meta azienda che serve a capire qual è la cosa da fare o morire nel processo e poi fare un altro tentativo. E la codifica di questo livello di approccio in cui tu non puoi sapere dall'inizio, ma devi avere dei presupposti, quindi non è né il non so nulla, me lo diranno i clienti, né il so tutto io e il mercato sicuramente seguirà quello che c'è in testa. L'ho trovato una delle cose proprio strutturalmente. Oggi uno non può non leggersi quello, uno non può non leggersi Steve Blank, uno non può non leggersi Osterman e un paio di testi che ci sono sulle logiche dei mercati, business model generation e cose così, dove non è la... Quando l'ho letto la prima volta pensavo la generazione, come dire, Generation X, quelli che fanno i business model, no, è come generi, esatto. Come costruisci i business model, Osterwalder, che è una cosa importante, e ci puoi mettere anche un Eric Ries, che altro non era che un discepolo di Steve Blank, con un po' di Lean Startup, da prendere un po' con le pinze, perché poi come sempre queste cose, come anche tutto agile, certo. Un sacco di quelle robe sono state un po' mitizzate, diventate un po' dogmatiche. Secondo me quelle, e poi in realtà ci sono un milione di cose. Però quello è un punto di partenza. Blue Ocean, Red Ocean sul marketing. Diciamo così, non puoi non studiare, devi veramente costruirti un curriculum importante, perché non è ammissibile oggi non aver studiato. 20 anni fa, quando io ero partito, nessuno aveva la più pallida idea, quindi sì, ho fatto il figo perché era facile, perché mi è andata di fortuna o tutto quello che vuoi. Oggi l'asticella è molto più in alto, o quelle robe le hai fatte o stai partendo con l'handicap, quindi assolutamente ci sono un po' di libri, secondo me bisognerebbe, tu che fai, non facevi anche questo tipo di cose, costruire, no, ma veramente il curriculum minimo, questi sono testi, e ti dico una cosa in più, non sono testi che tu devi leggere, sono testi che devi leggere almeno una volta ogni paio d'anni e rileggerli, periodicamente. E rileggerli, perché è come dire... Come vedi, io sono molto magro. Poi una volta ogni tanto vado alla spa, ci piglio una mazzata, mi rimetto in riga, sono bello preciso, poi ovviamente derivo verso... quindi ha bisogno di continuamente ribadire certi concetti importanti, quindi non solo leggerli, e non è possibile pensare che non l'hai fatto, ma neanche che lo fai una sola volta, devi continuare a farlo. Ed esiste secondo me una dozzina di testi che si possono selezionare per dire questa è la base che continuamente deve esserci. Poi un giorno nascono persone sveglie che dicono cose interessanti o provocatorie. Grande, grazie caro, grazie mille. Super.